Ora ti ammazzo, razza di pezzenti! Più che altro a te, caro. Guarda che mi hai fatto diventare un mostro! Ah, la mia vita è rovinata adesso, come farò? Come farò? Ah, io ti ammazzo! Va bene prendersela con Gro, ma però forse non è soltanto lui l'unica colpa. No, non è lui l'unica colpa. Visto che non posso acciuffarlo, allora me la prenderò con chi è stata la vera verità di questo mio sconvolgimento. Visto che lui voleva farmi entrare così, era per un motivo, per distruggere quello Spider-Man. Allora ora me la prenderò con lui, visto che non posso prendermela con Gro. Adesso ti distruggerò Spider-Man del cavolo. Però mi devo trovare un nuovo nome. Stalkyman! Sì, bello questo. Allora, dov'è quello Spider-Man di cui tanto si parla? Ditemelo! Lo voglio fare fuori, lo voglio finire! Ehi, amico, stai parlando di me? Beh, ora sono qui, che cosa vuoi da me? Io neanche ti conosco. Ah, eccoti allora. Io sono Stalkyman. E per colpa tua, quella razza di Groin, mi ha trasformato in quell'essere che vedi ora di me. E visto che non posso prendermela con lui, me la prenderò con te. E me ne approfitterò anche per diventare un supercriminale per distruggerti. Oh, ti distruggo. Io amico, io neanche ti conosco, stai calmo. Non è mica colpa mia. Tutti se non vuoi prendere con me. Ora ti distruggo! Cosa? Sei anche un albero? Sorpreso, Spider-Man! Ah, tu non sai che quell'esperimento è stato bruttissimo. Io sono forte, ma le piante sono fortissime, quindi lo scienziato pazzo di Gro mi ha anche mischiato la pianta. Quindi ora io posso trasformarmi di conseguenza in una pianta, capisci ora? Aspetta, fammici pensare. Stalkyman è forte, fortissimo. Però di conseguenza, visto che le piante sono forti, è anche una pianta. Ma come si eliminano le piante? Ma certo, si bruciano col fuoco. Eh già. Aia, che male! Svetti, aspetti, Spider-Man! Ehi, aspetta, ma non posso essere soltanto io. C'è troppa potenza. Chi cavolo è, oltre a me, a sparare fuoco? Groin? Spider-Man! La polizia non l'ha più preso, ma io un giorno mi vendicherò, te lo giuro! Ehi, Groin, ma perché mi hai salvato? Beh, ti ho salvato perché comunque il nemico che ho creato era mio, quindi dovevo fare la mia parte. E a parte questo, perché sei qua? Anche perché, sì, sono qua anche per un altro motivo. Perché ti voglio offrire una certa somma di denaro. Se tu potresti essere un ottimo cattivo e un ottimo buono contemporaneamente, prendi faresti la tua parte di eroe normalmente. Però quando te lo dirò io, qualche volta dovresti soltanto aiutare qualche volta la parte cattiva. Ma comunque potresti continuare normalmente il tuo incarico di supereroe. Che ne dici? È un buonissimo affare. No, anche se mi interessano le cifre di denaro, il denaro, no. Io non vengo corrotto in questo modo e non accetterò mai. E va bene, allora ciao! Ok, che abbia inizio.
l'operazione K34. Siete pronti? Più che pronti, prontissimi. Ehi, Flynn, ti è accaduto qualcosa? Ora liberaci. Sì, una cosa per volta. Allora ci hanno infiltrato! Spara, spara! Allora, mi liberi, sì o no? Sì, ora ti libero, ecco. Grazie, e ora io faccio la mia parte. Ok, e ora andiamo a liberare gli altri vostri amici. Ok, e ora che siete tutti liberi, tutti e otto, dovete andare a distruggere Spider-Man, mi raccomando. E ora andate. Ah, vedo che sei venuto di nuovo a distruggermi. Venuto? Ah, vedo che voi due vi siete alleati per distruggermi. Noi due? Ora scherzi ancora come sempre, Spider-Man? Ti concedo un'ultima preghiera prima di morire. Che cosa dici? Tutto quello che mi viene da dire è... Oh, cavoletti! Non ti servirà a niente scappare, Spider-Man! Ora ti distruggo, Virus! Pensa, Spider-Man, come faccio a liberarmi dalla pietra? Ma certo, la lava del fuoco bollente, ho un'idea. Ehi, Fireman, è vero che sei soltanto una palla di fuoco babbene? Non è vero, sto zitto! Sì, invece, no! Sì, ora ti ammazzo! Ora ti ammazzo, ti distruggo, Spider-Man! Per fortuna! Ora sono riuscito a scappargli, ma mi devo preparare per sconfiggerli. Io lo voglio morto il prima possibile! Io ho un piano! Noi lo facciamo venire fino a qua. Fino a qua. Poi ci sarà una piscina di cemento e così noi lo spingiamo dentro e voilà, è morto. Questo è un piano che soltanto un idiota elaborerebbe. Scommetto invece che tu non sei idiota. Credo che tu sia nato down. Che hai detto? Dimmelo qua accanto che ti spacco la testa in due. Calmatevi ragazzi. Io ho un buon piano per farlo fuori. Allora, visto che è un supereroe, noi lo faremo sentire da tale. Praticamente... faremo una situazione che lo spinga a venire come eroe. Credetemi, verrà. Qui Radio Teleyork. Sembra che otto supercriminali stiano distruggendo un intero quartiere e uccidendo tantissimi agenti. Oh no! Eccolo, ragazzi! E ora, per distruggerti, ti lancio una delle mie super semi bombe. A questa non riuscirai a sfuggire. Yeah! Bravo Spider-Man, complimenti. Hai fatto fuori sei dei nostri, ma non hai messo fuori gioco ancora noi due. Ai, che male il fuoco! Ai, Ehi, Fireman, bevi un po' d'acqua. Beh, alla prossima, gente Brock. Alla prossima, Spider-Man.